il Consiglio regionale ad Assisi. Rights on the Movie, i diritti al cinema. Referendum, dibattito a Palazzo Lascaris. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita in congiunta con le Commissioni di merito per la discussione del disegno di legge sull'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale. La Commissione Ambiente, riunita in legislativa, ha esaminato due proposte di legge. La prima, che semplifica le procedure di valutazione e compatibilità ambientale e strategica, è stata rinviata per ulteriori approfondimenti da parte dell'esecutivo. La seconda, che riguarda norme in materia di pianificazione comunale delle opere di manutenzione del territorio, è stata approvata all'unanimità e passerà ora al vaglio della Commissione Opere Pubbliche e del Consiglio delle Autonomie Locali. La Trasporti ha poi svolto un'audizione della Alstom per verificare la compatibilità dei nuovi treni regionali al trasporto delle biciclette. La Cultura, infine, ha esaminato alcune proposte di legge sulla valorizzazione delle società di mutuo soccorso e sul patrimonio linguistico e culturale piemontese. In copertina! È stato il Piemonte, il 3 e 4 ottobre ad Assisi, a donare l'olio per la lampada che arde presso la tomba di San Francesco durante le celebrazioni del Santo Patrono d'Italia. Con l'AUS, il presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, i consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella e Alfredo Monaco, la sindaca di Torino, Chiara Appendino e molti primi cittadini. Le autorità piemontesi hanno partecipato, il 3 ottobre, al corteo verso la Basilica Papale Santa Maria degli Angeli, in Porziuncola, dove il Piemonte ha offerto i doni durante la commemorazione del transito di San Francesco. Il 4, dopo l'incontro nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale, dove il Presidente del Consiglio Laus, insieme ai sindaci del Piemonte, ha firmato il libro d'onore, il corteo ha raggiunto la Basilica Superiore di San Francesco per la celebrazione solenne dell'accensione della lampada votiva. Al termine, i discorsi ufficiali sulla loggia del Sacro Convento. Si è aperta il 3 ottobre, in occasione della prima giornata nazionale in ricordo delle vittime dell'immigrazione, la rassegna cinematografica Rights on the Movie, dedicata quest'anno al tema dei migranti e della cittadinanza. L'iniziativa, promossa dal Comitato regionale per i diritti umani con Agiscuola, prevede la proiezione di 5 pellicole. Prossimi appuntamenti il 24 ottobre, il 7, il 21 e il 28 novembre. Molte le scolaresche coinvolte nel progetto. In sala, tra gli studenti, anche le seconde generazioni di immigrati. Un confronto aperto e pluralista fra le motivazioni del sì e del no per decidere in maniera più consapevole. Si è svolto nell'aula di Palazzo Lascaris il convegno promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione sulle ragioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma costituzionale, sulla quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi con il referendum confermativo del 4 dicembre.